Invochiamo ora lo Spirito del Signore perché il parroco e i parrocchiani formino una sola famiglia riunita nella fede, nella speranza e nella carità. Preghiamo. Sii benedetto Dio nostro Padre, pastore dei pastori, per i grandi doni del tuo amore. In Cristo tuo Figlio, presente e operante nella Santa Chiesa, ci hai fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo per formare un'unica famiglia riunita nella celebrazione dell'Eucaristia, centro e fulcro della vita cristiana. Guarda con paterna benevolenza il nuovo parroco a cui affidi un'eletta porzione del tuo gregge. Fa che la comunità parrocchiale di Sant'Ambrogio cresca e si edifichi in tempio santo del tuo spirito e renda viva testimonianza di carità, perché il mondo creda in te e in colui che hai mandato, il Signore nostro Gesù Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ricevi il libro della parola di Dio, affinché, assiduo nell'annuncio del Vangelo, tu sappia radunare l'assemblea del popolo del Dio vivente per costituire la comunità dei credenti in Cristo, che è la Chiesa. Aspergi il popolo di Dio, venera il Santo Altare, guida i discepoli di Cristo, Maestro e Signore, nel cammino della verità e della vita, dal fonte battesimale alla mensa del sacrificio eucaristico. Intercedano per te e per tutti i santi Ambrogio,
Gervaso e Protaso, patroni di questa comunità parrocchiale. Sacerdozio profetico e regale di Cristo Signore mediante il battesimo e apportano sollievo nell'anima e nel corpo ai fedeli ammalati. Signore, ti conceda di presiedere e servire fedelmente in comunione con il tuo Vescovo questa famiglia parrocchiale, annunciando la parola di Dio, celebrando i santi misteri e testimoniando la carità di Cristo. Ecco il vostro nuovo parroco, Monsignor Carlo Faccendini.